potrebbe essere l'Overlook Hotel, che ha fatto la storia dell'horror grazie a Stanley Kubrick e all'interpretazione di Jack Nicholson in Shining. A quello si ispira The Night, il primo film di produzione americana ad uscire nelle sale iraniane dal 1979. La storia di una coppia che trascorre la notte in un hotel inquietante, in cui i due sono costretti ad affrontare i segreti che si sono tenuti nascosti l'un l'altro. Devono affrontare la verità che hanno seppellito per così tanto tempo. E questo accade in un ambiente dove, sapete, a volte ci si potrebbe trovare poco al sicuro, racconta il regista iraniano Kouro Shahari. La coppia centrale del film è interpretata da Nyoshua Jafarian e Shahab Hosseini. Hosseini è noto per il suo ruolo in Una separazione, per il quale ha vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino nel 2011 e per The Salesman, che gli è valso il premio come miglior attore al Festival di Cannes nel 2016. Credo che le paure vengano dall'ignoto, commenta l'attore, quindi se potessimo aggiungere conoscenza potremmo essere in grado di ridurre le nostre paure. Il permesso per l'uscita di The Night nelle sale cinematografiche iraniane è arrivato prima delle nuove sanzioni all'Iran da parte dell'amministrazione Trump alla fine del 2018, una breccia aperta dal cinema nel segno dell'horror. You get it.